Collegamento oggi con il parlamentare nazionale, onorevole Eugenio Saitta. Ecco, onorevole, parliamo un po' del suo intervento che ha fatto in questi giorni per quanto riguarda le strade provinciali tra Catania e Siracusa, che in particolar modo la scordia Lentini e la scordia Francofonte, che effettivamente sono un disastro per la viabilità. Purtroppo le due strade sono collegate tra di loro perché per gran parte del Calatino l'una è l'alternativa all'altra. Come sappiamo, la SP16 è da tempo chiusa per i lavori di rifacimento di parte del manto stradale. Devo dire che dalle segnalazioni che mi hanno inviato i cittadini sembra che gran parte del lavoro sia stato fatto, però ad oggi nell'intero tratto della SP16 non ci sono segni di cantieri aperti. Tutto è stato lasciato praticamente allo stato in cui si trovavano i lavori, non è stata ancora rifatta parte della pavimentazione, è stata divelto parte dell'asfalto e quindi ad oggi praticamente abbiamo un'opera importantissima, incompleta. Ci sono dei blocchi di cemento che sono stati tra l'altro spostati dalla documentazione che mi hanno mandato, quindi ci sono anche delle persone che usufruiscono della strada in una situazione molto molto pericolosa. L'alternativa per raggiungere il Lentinese, quindi il Siracusano e l'autostrada Catania-Siracusa per questa parte del territorio sarebbe l'SP29, quindi la cosiddetta scordia Francofonte, la quale purtroppo però si trova in uno stato tragico, e questo ne sono testimone diretto, perché già prima ancora dell'alluvione del 2018 era in uno stato veramente, possiamo definire, di abbandono. Quindi la burocrazia in questo caso è al centro dell'attenzione. Ma guardi, la burocrazia ha problemi e i problemi, le lungaggini sono presenti in tutto il territorio nazionale sulla burocrazia e su questo stiamo lavorando. Di queste strade provinciali mi sono interessato anche personalmente perché le ritengo veramente pericolose. Oltre agli scambi economici molto importanti che ci sono tra la comunità scordiense di Palagonia e di questa zona del Calatino, con tutto il Lentinese, soprattutto nel periodo, diciamo, delle arance, che ora stiamo andando, diciamo, alla conclusione. Però è un periodo in cui c'è veramente molto traffico, non solo di automobili, ma anche di camion, di autotrasportatori. Oltre al fatto che tantissima, gran parte dell'utenza dell'ospedale di Lentini viene, diciamo, anche dalle zone del Calatino e quindi persone con emergenze devono attraversare queste strade ed effettivamente è molto pericolosa questa situazione.